con noi, è arrivato qua con noi il nostro amico Porta. Ciao. Oh, ma si apre sto cancello. No. Aspetta, vai. Ciao. No. Quanto asciuga questo. Mi detto oggi non vengo. No, oggi sei venuto, guarda. Ciao. Bene, come ti chiami? Emanuele. Ciao, sono il bassista dei The Slappers. Parlami un attimo di cosa avete fatto al Teatro Magnani. Siamo andati a suonare, io, Mono e Luca. Noi tre siamo andati a suonare insieme al prof alla Notte delle Chitarre, sì. Scusate il disturbo, ma volevo un attimo mettere le idee in chiaro. Apro semplicemente una piccola parentesi. Venerdì 26 novembre 2021 è andata in scena al Teatro Magnani la Notte delle Chitarre Fidentine, ovvero quelle di Fidenza, dopo ben 20 anni. Con l'evento dei Rap 4, una band che poi ha condotto tutto lo spettacolo di quella serata e a turno con tutti i vari chitarristi che erano venuti là per esibirsi, hanno suonato dei brani insieme a loro. In questo video appunto vedrete come la musica unisce le persone di qualsiasi genere, qualsiasi etnia e tutto il mondo in un modo che dal di fuori non si riesce bene a spiegare. Però per fortuna che siamo nel 2022, esiste la scienza, allora ho voluto chiedere a qualcuno che ne sapeva già qualcosa. Mono, dimmi. Ma tu ce l'hai ancora la tua tesina dell'esame delle medie? Sì. Ma era sull'effetto della musica sul sistema nervoso, giusto? No, era tutta sui Beatles, poi c'era anche una piccola parte su quello. Mi potresti mandare quello? Matti, mi rubi le tesi, eh? Mi serve per... Perfetto. Va bene, grazie, ciao. Ok, ciao Matti. Ciao. E questa ce l'abbiamo. No, belle ste foto, Mono, veramente belle. La musica porta importanti effetti sul sistema nervoso e ha il potere di stimolare ricordi e emozioni. Questa arte è così antica che risale addirittura agli ominidi. E non chiedetemi perché mi sono messo in questa posizione. Essa mette in moto delle parti del cervello che stimolano il movimento e altre cose che ci fanno appunto apprezzare questo determinato suono. Infatti mi chiedono sempre: come fai a suonare così tante ore di fila senza stancarti mai? Beh, la risposta è semplice: la musica è praticamente come una droga, nel senso che l'unica differenza è che la droga fa male e la musica fa benissimo. Infatti non sembra, ma ha anche molte funzioni curative. Ma questo non lo dico a caso, perché appunto la musica crea piacere e questo poi provoca il rilasciamento di dopamina, ovvero questo neurotrasmettitore del piacere, che si crea quando c'è un qualcosa che ci piace alla follia e soddisfa i nostri sensi, come appunto la musica. Io con la musica mi ci sono iniziato a appassionare all'inizio delle medie, quando ho iniziato il percorso musicale, e un po' ne ho parlato anche in radio. Ma la musica è parte della vita, credo, per molte persone. Allora ho voluto chiedere anche ai miei amici come si fossero appassionati. E allora torniamo indietro alla terza elementare, praticamente al compleanno di un mio compagno. C'era il fratello che suonava la chitarra elettrica, era la prima volta che la sentivo suonare, diciamo così, dal vivo. Mi è piaciuta molto, l'ho presa in mano, non sapevo neanche cosa stavo facendo. Poi niente, sono tornato a casa dopo il compleanno, ho chiesto a mia mamma di se potevo cominciare a prendere lezioni. Lei mi ha detto di sì, dai nonni c'era una vecchia chitarra e niente, ho cominciato a fare lezione. E adesso suono con questo magnifico cover, vabbè. Domanda numero uno, Chuck, azione. Come è nata la tua passione per la musica? Taglia. La passione per la musica rock è nata in quinta elementare, grazie a lui. Perché diceva inizialmente ascolta i Queen, che erano un po' pop, e poi alla fine si sono estesi in tutte le altre band. I Guns N' Roses. Dopo i Guns N' Roses e poi eccetera eccetera gli altri. Praticamente io e Matteo praticamente siamo andati dietro alle quinte dicendo che eravamo amici, quindi ci hanno fatto entrare. Camerino dei Wayo. Salve, cioè io non prendo niente a parte. No, dov'è il mio brano? Ah, che messico. Anche fatto Yellow Submarine con la chitarra elettrica? Sì.
Io non lo so. Andiamo, dobbiamo andare. Mano, tu ce li hai? Non so, almeno hai mani pietra. Ce li hai tu, Mano? Cosa? I fogli. Sì, non li uso. E me li dai a me? Non io. È arrivato qua con noi il nostro amico Porta. Aspetta. C'è la grand'angolo, meno male. I fuori tu gli scende. Mano, vedi come ti fai. Allora, praticamente poi ci avevano chiamati per andare di sopra, che erano nel piano più in alto, per vedere le altre esibizioni. Ci eravamo persi perché il teatro Magnani di Fidenza è pieno di scale e robe. Arrivederci, Bob. Arrivederci. Perché stai riprendendo? Perché è un vlog per il canale. Ciao. Ci eravamo persi, però poi abbiamo trovato la strada e niente. È stato molto bello tornare nel teatro perché era, tra l'altro non mi ricordavo che era così grande. Comunque è un bel teatro, diciamolo, per essere una città come Fidenza, e ci sentivamo molto fighi andare dietro alle quinte insieme a quelli che sono esibiti dopo. L'esperienza delle medie musicali. Ma è andata molto bene anche con i compagni. Tutti gli anni sono cambiati sempre professori. In prima ne avevo uno di chitarra, in seconda ne avevo uno, in terza ne avevo un altro. E questa cosa anche con le lezioni private. Tutti gli anni ho sempre cambiato, quindi ho un mescolamento di metodi. Alla notte delle chitarre ha suonato anche il prof di seconda. Si chiamava Oscar Corradi, grande prof. Ci ha fatto molto piacere rivederlo. Ci siamo salutati. Gli ho anche fatto vedere i video di che abbiamo suonato a San Donnino. Il prof era molto felice di averci rivisto e ha detto che gli faceva molto piacere il fatto che suonassimo ancora. Lì ha suonato un brano di Jimi Hendrix, adesso non ricordo il nome, anche cantato, non mi aspettavo avesse una voce così bella. Secondo me è stato veramente pazzesco. È stato il migliore. Sì, ha fatto suonato... cioè, erano tutti bravissimi, però ha fatto un ottimo lavoro. Sì, lui si è vista la differenza. Visto suonare Donato, che è quello che ci offre sempre il palco, oppure gli strumenti, gli aiuti, le riparazioni. Ringraziamo Donato che ci ha dato la disponibilità per il palco. Quando tutte le volte che mi si rompe la chitarra io vado lì da Donato. È al negozio in centro a Fidenza e ha suonato molto bene, io non l'avevo mai sentito suonare. Sì, è stata una sorpresa. Moltissimi anni fa io e Donato suonavo in un posto a Fiorenzuola. Non so se si sta agitando perché non c'è niente di scavolo, è quello che vi devo raccontare. Facciamo questo pezzo bellissimo degli due. Cominciato a esibirsi tutti, erano uno più bravo dell'altro e vabbè, complimenti a tutti e anche e vabbè, ciao a tutti, bella. E poi tra l'altro il concerto era tutto in beneficenza per Teleton, quindi nessuno non ha preso niente, non ha guadagnato niente, era tutto in beneficenza. Wow, io non so se da tempo mi sentito durante quando stavo in auto, c'ero io più da bravo. Bene, adesso diciamo un po' tardino, torniamo a casa. Le gang. Andate. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao Emma. Ciao. Ciao.